Chi ci separerà dall'amore di Dio? Questo è il grido di San Paolo nella lettera ai Romani, un grido di speranza che supera ogni paura. Questa è la sintesi del messaggio lanciato ieri dal vescovo di Campobasso, Giancarlo Maria Bregantini. Il vescovo Bregantini, simbolo della lotta della Chiesa contro la mafia, è anche presidente della Commissione Episcopale per il Lavoro. Gli abbiamo rivolto alcune domande. Monsignor Bregantini, lei è stato vescovo a Locri, è un po' il simbolo della lotta della Chiesa contro la mafia. Ecco, cosa possiamo dire oggi della Chiesa rispetto alla mafia? Qual è il messaggio di speranza che viene dal Festival Biblico, che viene dalla Scrittura verso questo fenomeno così tentacolare? Credo che sia indovinatissima la parola, non lasciarti prendere dalla paura, non lasciatevi diventare schiavi della paura, che Cristo dice in Marco 4 e Matteo 8, e lo ripete Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani, in questi giorni di Pentecoste, è un richiamo proprio al coraggio, alla forza di lottare contro. Allora, per parte mia, io sento che questo festival mi rilancia nel cuore la voglia di non cedere, di non lasciarsi schiacciare, e la bellissima immagine che ci hanno dato i 20.000 ragazzi scesi a Palermo attraverso le varie navi, iniziative, ci hanno detto che anche oggi si può immettere nel cuore dei ragazzi la voglia di vincere la paura con la forza della fede e della speranza. Ecco, la settimana prossima la Chiesa Mondiale si appresta a vivere questo grande incontro delle famiglie, a tema la festa e il lavoro. Ecco, è un momento drammatico per il lavoro. Qual è, secondo lei, l'elemento che dà speranza rispetto a questo problema del lavoro, soprattutto in Italia? Ma credo che per parte della società e per parte degli educatori occorra aiutare i ragazzi a raggiungere tre obiettivi intrecciati uno con l'altro. Il primo è quello di essere ragazzi di qualità, saper far bene il proprio lavoro, impararlo bene, andare a scuola con motivazioni, non lasciarsi scoraggiare, cercare comunque di dare il meglio di se stessi, la qualità. La seconda è che una volta sul posto di lavoro sappiano vivere la innovazione, cioè la flessibilità interiore, sappiano adattarsi al nuovo, sappiano capire le situazioni, e questo si impara anche studiando filosofia. Non studi il computer, ma capisci il perché delle cose, per cui abituare i ragazzi sempre ad essere flessibili, vivaci, nuovi, innovativi, coraggiosi sul loro futuro. Terzo, devono sapere vivere insieme, lavorando a rete, non rompere l'anima ai colleghi, ma stimarli intrecciandosi con loro. Ora, se io aiuto i ragazzi anche oggi in questo momento di crisi a dare la qualità massima, al vivere l'innovazione già nel cuore e ad essere capaci di impegnarsi in una rete di lavoro e di stima, non avranno difficoltà estreme. Non sarà matematico, però sarà più facile per loro trovare un lavoro, perché vedranno che quello che vivono potrà diventare speranza vera.